Presente, suo padre era titolare di un'autofficina, sua madre faceva la casalinga. Diventare il presidente del Pescara è stato un po' il riscatto sociale? No, no, perché io devo dire la verità, io, nella mia famiglia non mi è mai mancato nulla. Mio padre aveva da sempre un'officina autorizzata Alfa Romeo, quando c'era addirittura il papà di Edmondo Prosperi, che era il concessionario, perché una volta lavoravano in maniera diversa di oggi. Una volta c'era chi vendeva, poi all'interno c'era chi faceva la parte elettrica, chi faceva la parte meccanica. Io sono cresciuto dentro Alfa Romeo a Villa Raspe, quindi ci sono cresciuto da bambino. E quindi a me non mi è mai mancato nulla. Mi ricordo però che in una partita, durante una partita, io andavo allo stadio con mio zio quando ero bambino, perché mio padre non veniva allo stadio, e all'uscita dello stadio, dall'Adriatico, disse a mio zio: disse, io un giorno diventerò presidente del Pescara. Poi Addirittura, avevo 6-7 anni. e come mai questa previsione? Ma perché a me lo sport è sempre piaciuto, in generale mi è sempre piaciuto, io ho sempre fatto qualcosa per aiutare lo sport.